Sulle note di Montagno e Val d'Oten, suonate dalla banda municipale di Aosta, le autorità politiche e religiose hanno inaugurato le 10 di sabato 9 agosto la 46esima edizione della Fuor de Te, la sorella estiva della Fiera di Sant'Orso. Oltre 500 artigiani, già dalle prime ore del mattino, si sono disposti coi banchetti forniti dall'assessorato regionale alle attività produttive lungo tutto il decumano che attraversa il centro storico di Aosta e poi ancora lungo il Cardo, per mostrare i risultati lunghi mesi di lavoro. A farla da padrone è stata ancora una volta l'oggettistica per la casa, la scultura, l'intaglio, insieme con la lavorazione dei materiali della tradizione, ferro, tessuto, pelle e rame, e col settore non tradizionale. Nella tensa struttura allestita in piazza Chanù, inaugurata giovedì 7 agosto, i 63 professionisti del settore hanno svelato invece i trucchi del mestiere ai tanti curiosi. L'appuntamento da sempre una vetrina per il mondo dell'artigianato valdostano di tradizione, e quest'anno, complice il maltempo, sono stati in tanti a scendere da le valli per curiosare fra i banchi e approfittare del programma di intrattenimenti accompagnati da un bel sole che nella tarda mattinata ha fatto capolino sul cielo di Aosta. Per turisti e residenti, infatti, la Fuor si trasforma anche in un'occasione di festa grazie a un programma di iniziative collaterali, studiato quest'anno oltre che dall'assessorato regionale alle attività produttive, dal Comune di Aosta e dalla Confcommercio. Sotto i portici di Piazza Chanù i più piccoli hanno potuto scoprire l'arte della tessitura grazie ai laboratori organizzati dal Museo dell'Artigianato Valdostano di Fenis e portarsi a casa un braccialetto di lana. Nelle vie del centro storico si è potuto ballare in compagnia dei gruppi folcloristici itineranti o ancora assistere alla sfilata degli antichi mestieri a cura del gruppo etnografico Travail & Co. di Arnà. Infine, lungo via Conseil des Commis, tanti hanno accompagnato l'emozionante Palio delle Botti. La Fuor quest'anno ha traghettato fino alle ore 21 la città di Aosta nella serata rossonera, la seconda di quest'estate, che con oltre 40 commercianti e partecipanti ha messo in campo una ricca proposta di animazioni, concerti e degustazioni.